Allora, al terzo premio ex aequo, Marcocci Marica della classe terza B e Ginko Greta della classe seconda A. Prego. Premia la dottoressa Sabatini, figlia del reduce, insieme al sindaco. Grazie, grazie, complimenti. E passiamo al secondo premio assegnato dalla commissione di cui parlava il sindaco prima, sempre ex aequo, agli studenti Jovino Alessia della classe terza A e Neve Marianna, sempre della classe terza A. Premia la dottoressa Sabatini e il generale Pino. Bravissime. Grazie, complimenti anche a voi. E passiamo al primo premio, sempre ex aequo, assegnato alle studentesse Cristiano Greta e Chiulli Giulia, la prima della classe terza B e la seconda della classe seconda B. Premia la dottoressa Sabatini e il primo luogotenente, direttore del Sacrario di Montelungo, Daniele Galardo. Brave, bravissime, complimenti. Vicente. Ci troviamo qui a Mignano Montelungo, glorioso comune d'Italia, insignito della medaglia d'oro, di cui mio papà è cittadino onorario, per parlare del premio che è stato istituito quest'anno e a lui dedicato. Grazie ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Marzano Mignano Montelungo abbiamo dato vita alla prima edizione del premio scolastico Claudio Sabatini. I valori della Seconda Guerra Mondiale attuali così in questo avvenimento, dove si legge che i ragazzi hanno ancora nel cuore il senso della patria e l'amore per essa, per la nostra Italia. Da tutte le parti sono accorsi quell'alba gelida dell'8 dicembre del 43, ragazzi poco più grandi di loro. Mio padre aveva appena compiuto i 17 anni. E così io vorrei che le varie scuole d'Italia, i vari comuni, ricordassero questo glorioso giorno e gli avvenimenti per portare ancora quei valori nei loro cuori. Il premio dedicato a Claudio Sabatini, soldato e poeta della Seconda Guerra Mondiale, prevede, oltre le targhe commemorative,
resta del tempo dei lavori premiati dei ragazzi come ulteriore incentivo al ricordo e alla memoria.